Il mondo contemporaneo è devastato da una visione egoistica, egotistica, narcisistica dell'essere umano. E ciascun essere umano è unico, è irripetibile, è irriducibile, è degno di considerazione. Ma non è detto che ogni essere umano sia un autore. Oggi molti, moltissimi, quasi tutti aspirano ad essere degli autori, degli artisti, autori di poesie, di libri di poesie, di romanzi, di racconti, insomma, sognano di essere degli autori, ma bisogna intendersi. Non è necessario essere degli autori per essere creativi. Per esempio, essere lettori o spettatori è svolgere un'attività propriamente creativa. I libri non esistono solo sulla carta perché prodotti dagli autori, ma esistono perché i lettori li leggono e li reinventano. Senza i lettori, i libri sarebbero manchevoli, mutilati, parziali. E anche i film. Esistono le opere, esistono a prescindere, ma gli spettatori li aumentano, li arricchiscono. Insomma, sono degli autori. Perché autore vuol dire semplicemente questo. Autore è colui che arricchisce, che incrementa, che aumenta la conoscenza, l'esperienza del mondo. Invece molti oggi pensano, e soprattutto quelli che frequentano i social network, che basta prendere una penna o un computer e scrivere, andando a capo prima della fine della riga, e si fa una poesia e quindi si è autori. Non è così. Essere autori significa appunto aumentare la conoscenza, l'esperienza, la conoscenza del mondo ed è un'attività che tutti potenzialmente possono fare, sì, ma che non tutti fanno. E quindi la maggior parte farebbe bene a fare di sé dei lettori, degli spettatori e aumentare la conoscenza, l'esperienza e la bellezza del mondo leggendo, vedendo, ascoltando e meditando. E quando anni fa Luis Raseto ed io scrivevamo i nostri primi libri di scienza della storia e della politica, un giorno Eftimios, il mio primogenito, e Nefeli, la secondogenita, parlottavano fra loro e insomma io mi sono reso conto che loro, non ricordo chi dei due non avesse voglia di riscrivere in bella copia un compito fatto a casa per la scuola. E allora, essendomi reso conto di questo, io ho chiesto a Nefeli, ad Eftimios, di venire con me nello studio dove lui e io scrivevamo e gli ho mostrato la scrivania, proprio questa scrivania che adesso sta alle mie spalle, e sulla scrivania c'erano 6 o 7 pile di foglie di carta che erano la brutta copia, la riscrittura, la correzione, il rifacimento del nostro primo libro. E cioè ho mostrato a Eftimio Senefeli che essere autori non significa esprimersi di getto, posseduti dalla musa, ma partire da un'idea, un sentimento e fare un lavoro. E alla fine di questo lavoro, se questo prodotto, quest'opera, questo libro, questa poesia, questo cosa che sia, aumenta veramente la conoscenza, l'esperienza e la bellezza del mondo, allora sì,
si può provare a renderla pubblica, altrimenti bisogna tacere, come bisogna tacere di fronte alle grandi opere. Molti vanno nei musei, si mettono davanti a un grande quadro e ciarlano. No, bisogna stare zitti e aspettare che le grandi opere e i grandi autori ti diano la parola interiore.